dei temi centrali del PNRR è il tema degli alloggi. Come si sta muovendo il governo in questa direzione? Velocissimamente, in maniera molto professionale. Abbiamo trasferito dal Ministero dell'Università alla Presidenza del Consiglio il tema. Praticamente tutti i giorni facciamo riunioni per rendere disponibile il più presto possibile il maggior numero possibile di alloggi, eliminando tutta la burocrazia, tutta la complessità non necessaria, cercando di semplificare. Stiamo correndo e tutti i giorni lavoriamo sugli alloggi e i risultati si vedono. Innovazione digitale, mondo dell'università, che occasione è stata Como Lake 2023 per fare il punto della situazione? È stato un momento importante perché stiamo cominciando a fare una prima disamina di quello che si sta realizzando attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Devo dire che soprattutto i centri nazionali sono un successo, i temi che si stanno trattando qui sono temi estremamente sfidanti e che hanno ad oggetto la politica industriale del futuro, ma anche il benessere, la salute, la sicurezza del futuro. Quindi l'innovazione digitale, la trasformazione digitale altro non è che un modo per valorizzare e velocizzare un'economia della conoscenza che in Italia è già a un ottimo punto. Ministro, di grande attualità l'accesso al numero chiuso alla facoltà di medicina. Quali gli step? Il numero chiuso non è più possibile, non è più compatibile con non tanto l'esigenza di medici, questo è importantissimo, ma tutti devono sapere che nel momento in cui uno studente entra a medicina non è già un medico, ci vogliono dai 6 a 8 anni per farlo diventare medico. Però è importante allargare le maglie del corso di laurea in medicina e chirurgia perché c'è bisogno di formare medici in comparti e sviluppare delle specializzazioni in materie che ancora non esistono, come ad esempio la medicina della robotica, la chirurgia dei microchip. Quindi su questo noi abbiamo bisogno di formare nuove professionalità. Abbiamo già dato 4.000 posti in più, ne daremo 30.000 nei prossimi 6 anni, ma questo è solo l'inizio, non significa che noi non allargheremo ancora. L'importante è farlo miratamente, progressivamente, per evitare di aprire una porta e di far entrare in maniera indiscriminata un numero tale di studentesse e studenti da non garantire la qualità dell'offerta formativa. Però io sono assolutamente favorevole all'apertura.